Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Ci parliamo di finanza personale. Facciamo un video mostrandovi quelli che sono i miei investimenti a marzo 2022, quindi l'allocazione dei miei investimenti aggiornati a questo mese. È un video che tanti di voi mi avete chiesto per farvi vedere appunto che cosa ho all'interno del mio portafoglio di investimento ed è un video che cercherò di fare più o meno una volta al mese per tenervi aggiornati su come appunto indirizzo la mia, diciamo, linea di investimenti, così da condividerla con voi sul canale. Ovviamente i miei investimenti sono frutto delle mie idee di investimento. Ovviamente se ne avete diverse o se vi piace appunto commentare quello che vedete in questo video, ovviamente commentate qui sotto. Se ovviamente il video poi vi piacerà, vi chiedo anche un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo YouTube. E se ancora non l'hai fatto, ti chiedo anche di iscriverti al canale perché questo è molto molto importante. Come sempre, ragazzi, sigla e poi cominciamo. Farti vedere il mio portafoglio di investimenti, ovviamente un portafoglio di investimenti a marzo 2022, ma è un portafoglio che coltivo da tantissimi anni, almeno 10 anni che ho cominciato a investire in maniera sistematica una parte del mio reddito da lavoro. Sappiamo ovviamente che il nostro portafoglio di investimenti lo possiamo costruire con la parte che eccede il nostro reddito, quindi considerando quanto guadagniamo, quello che spendiamo, quello che rimane, possiamo allocarlo ovviamente sui nostri investimenti. Ovviamente dipende molto dai nostri obiettivi finanziari, questo è chiaro, diciamo sempre, l'orizzonte temporale, quanto vogliamo appunto costruire eventualmente se abbiamo un obiettivo finanziario e a che soprattutto scadenza. Ovviamente quindi in primis da considerare è il tenore di vita, quanto spendiamo mensilmente. In questo grafico che vedi, in realtà questi numeri non sono reali, solo vi ho dato un esempio di quanto importante sia quando si costruisce un portafoglio finanziario, essere in grado di tracciare quello che si spende ogni mese o comunque avere un'idea di quanto ogni anno ti sarà necessario per far fronte al tuo tenore di vita, alle spese che devi ovviamente sostenere. Per quanto riguarda gli investimenti, la linea di guida che mi diciamo, indirizza negli investimenti è quella del lungo periodo, ho 36 anni, quindi ho ancora un orizzonte temporale, si spera ancora abbastanza lungo e quindi punto a costruire un portafoglio che possa darmi delle soddisfazioni nel lungo periodo. Ripeto, ci sono diverse tipologie di investimenti che si possono sposare nel lungo periodo, questa è quella che ho scelto. Io in questo momento quello che vedi a schermo è appunto il mio portafoglio di investimento a marzo 2022 e insomma, come vedi, ci sono diverse tipologie di investimento, quella che in questo momento è più corposa da un punto di vista della percentuale sul totale sono azioni da dividendo, cioè quelle azioni che tendenzialmente, se non succedono cataclismi, ogni anno sono in grado di staccare una cedola, quindi un dividendo, e andare a remunerare quello che è il mio investimento di ogni anno. Ho inserito una percentuale di rendimento atteso anno 4,5%, perché questa tipologia di azioni che vado a cercare sono azioni che hanno sempre un rendimento un pochino al di sopra della media. Ho inserito poi nel portafoglio anche ETF azionari, vedete percentuale totale 20%, parliamo tendenzialmente di ETF che appunto non staccano dividendi, ma ETF che appunto mirano a ottenere migliori risultati nel lunghissimo periodo. Poi sicuramente in qualche video precedente magari posso condividere con voi anche in cosa investono questi ETF e quali indici vanno a replicare. Altra componente sono obbligazioni USA, anche qui una piccola quota, 5%, di fatto un rendimento quasi fisso intorno al 2%. Abbiamo poi una quota intorno al 10% di conti deposito e gestione separata, anche qui sono di fatto soldi vincolati che possono garantire un rendimento basso. In questo momento questo rendimento non copre neanche l'inflazione, ma è un modo per non mantenere tutta la liquidità in asset più rischiosi, quindi per stabilizzare un pochino il rendimento. Per quanto riguarda le criptovalute, come visto nel grafico, insomma, la copertura al momento è del 15% sì, del mio portafoglio totale. Per quanto riguarda le criptovalute, c'è da fare un distinguo, ci sono sicuramente criptovalute che si sposano di più con investimenti di breve periodo, quindi più speculative, e altre criptovalute invece che il cui senso è maggiore nel lungo periodo. Mi riferisco ovviamente principalmente a Bitcoin e Ethereum, che
secondo me sono quei progetti che ha senso ritenere per il lunghissimo periodo. Per quanto riguarda poi il portafoglio, completa anche una componente del circa il 15% di liquidità disponibile. Questa è una liquidità di fatto che giace sui conti correnti, non è ovviamente vincolata e serve fondamentalmente andare a cogliere quelle opportunità appunto che si presentano sul mercato, soprattutto in questo periodo, come qualche mese fa con il Covid, tanti titoli azionari hanno avuto dei ribassi importanti, per cui sono diventati particolarmente a piedi in rapporto appunto a quello che possono offrire sul lungo periodo. Stessa cosa in queste ultime settimane, il conflitto, soprattutto all'inizio, ha portato il mercato azionario a scendere tanto. Ovviamente lo stesso è successo con il mondo delle criptovalute. Ovviamente questo portafoglio che stai vedendo in questo momento è destinato a mutare, perché alcuni asset ovviamente possono aumentare, alcuni asset possono diminuire, sono soggetti alle fluttuazioni del mercato. Ed è per questo appunto il senso di volerlo aggiornare mensilmente sul canale, condividendolo con voi. Ovviamente, ragazzi, come sempre, fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate intanto di questo portafoglio, se assomiglia in qualche modo anche al vostro, se anche voi avete un portafoglio finanziario, cosa appunto ne pensate? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, così poi ne possiamo ovviamente parlare sul canale. Ovviamente, come sempre, ragazzi, se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanella per notifiche dei prossimi video che faremo sul canale. Vi chiedo anche un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Quindi, ragazzi, come sempre, grazie per aver visto il video fino adesso e come sempre, quindi ci riaggiorniamo nelle prossime giornate, sempre con nuovi video per quanto riguarda la finanza personale e le criptovalute. Un abbraccio e a presto.